Nel tardo pomeriggio Benedetto XVI presiede una solenne celebrazione eucaristica nella chiesa parrocchiale francescana latina di Holy Cross di Nicosia, dove sono riuniti sacerdoti, religiosi e religiose, diaconi, catechisti ed esponenti di movimenti ecclesiali di Cipro. A dare il benvenuto al Santo Padre questa volta è il pastore di questa comunità cattolica cipriota di rito latino, il patriarca di Gerusalemme, Sua Beatitudine Fuad Tual, che comincia il suo discorso con un riferimento alla triste attualità vissuta pochi giorni fa nel mare di Gaza. La nostra regione vacilla sull'orlo di tanta violenza, dice, e noi non possiamo altro che piangere coloro che sono morti, in modo particolare coloro che sono morti, cercando di portare la giustizia e la pace, ma la sua visita ci incoraggia a raddoppiare gli sforzi per non tacere e lavorare per la giustizia e per la pace. Qui, come in Giordania, in Palestina e in Israele, prosegue il patriarca latino, è stata forgiata l'identità cristiana. Furono dei credenti di Cipro che giunsero ad Antiochia e cominciarono a predicare la buona novella ai gentili e a fare di noi quello che siamo oggi, una chiesa cattolica, cioè universale. Poi presenta al Papa la comunità cattolica latina di Cipro, che nel corso dei secoli ha conosciuto lunghi periodi di turbolenze e di fatica. Oggi, dice Monsignor Tual, noi cerchiamo di porre le fondamenta di un avvenire differente, quello del dialogo, del perdono e della riconciliazione, che riunirà tutti gli abitanti di questa isola, ortodossi, musulmani e cattolici. Composta di pochi originari del paese e di molti lavoratori stranieri, questa comunità cattolica latina è una presenza davvero esigua, ma vivace, con le sue quattro parrocchie, centri dinamici di culto e di vita comunitaria, con le sue scuole e i suoi centri di assistenza sanitaria o sociale. È dedicata alla Santa Croce, questa chiesa latina di Nicosia, e proprio la croce di Cristo è il centro dell'omelia del Santo Padre. Una profonda meditazione che parla della croce come un simbolo che rappresenta non solo uno strumento di tortura, un segno di sofferenza e di sconfitta, ma, a causa di colui che è stato innalzato sulla croce per la nostra salvezza, anche il definitivo trionfo dell'amore di Dio su tutti i mali del mondo. Di più. La croce è, dice il Papa, il simbolo più eloquente della speranza che il mondo abbia mai visto. La croce parla a tutti coloro che soffrono, gli oppressi, i malati, i poveri, le vittime della violenza, e offre loro la speranza che Dio può trasformare la loro sofferenza in gioia, il loro isolamento in comunione. Poi il pensiero del Papa va in modo speciale ai molti sacerdoti e religiosi del Medio Oriente che stanno sperimentando in questi momenti una particolare chiamata a conformare le proprie vite al mistero della croce del Signore. Dove i cristiani sono in minoranza, dice il Santo Padre, dove soffrono privazioni a causa delle tensioni etniche e religiose, molte famiglie prendono la decisione di andare via e anche i pastori sono tentati di fare lo stesso. In situazioni come queste, tuttavia, un sacerdote, una comunità religiosa, una parrocchia che rimane salda e continua a dar testimonianza a Cristo è un segno straordinario di speranza non solo per i cristiani, ma anche per quanti vivono nella regione. Ancora una volta, dalle parole e dalla presenza del successore di Pietro, è incoraggiata a perseverare nel suo cammino con più fede e con più speranza questa piccola comunità cattolica cipriota, che domani sarà tutta riunita attorno al Santo Padre assieme ai vescovi di tutto il Medio Oriente cristiano. All'uscita della chiesa, un gruppo di fedeli africani fa festa al Papa, che ricambia il saluto.